Signori miei, che partita, signori miei, che partita, che partita, una partita stupenda, stupenda, per modo di dire, per l'emozione. Ma prima di tutto dico una cosa, mettete mi piace qui sotto, o come, mettete mi piace al canale, se volete supportare, se mi volete supportare, mi volete aiutare a crescere, dovete mettere mi piace e commentare. Mettere mi piace e commentare. Ora andiamo subito ad analizzare questa partita. E che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Marocco-Spagna 1-0. 0-0 nel tempo regolamentare, poi il rigore è finito 1-0. Ma che dire? Ma che dire, signori miei? Ma che dire? Non possiamo dire niente, solo complimenti al Marocco. Complimenti al Marocco. Non lo so, sembrava che il Marocco stesse giocando in casa, ma avete sentito le urla? Come urlavano i giocatori, i tifosi. In questo momento tutta l'Africa e tutto il continente arabo in questo momento tifa Marocco. Si è sentito anche durante la partita. Fino a ieri avevamo detto che non c'erano sorprese. Oggi c'è stata una sorpresa enorme, una sorpresa enorme. Una delle favorite a vincere questo mondiale è andata a casa. Che dire, un primo tempo semplicemente noioso, non c'è stato un tiro in porta in tutto il primo tempo. Secondo tempo, qualche azione da una parte all'altra, il Marocco era più stanca, poi durante la partita ha tenuto meno a difendersi, meno ad attaccare più a difendersi, ha avuto le sue occasioni, però ha tenuto la partita. Però era sempre dietro la palla perché non aveva paura di attaccare. Hakimi ha fatto un partitone, ha attaccato. È anche vero che se c'è una squadra che meritava di vincere nel secondo tempo, non ci dobbiamo nascondere, è stato la Spagna. Andiamo a vedere la statistica della partita. Allora, possesso palla 23 a 77. Qua quando io dico che il possesso palla non serve a niente. Il possesso palla non serve a niente, tiri 6 a 14, poi tiri in porta 3 a 2, cioè ha tirato più in porta il Marocco che la Spagna. Tiri fuori 3 a 6, tiri fermati 0 a 6, punizione 18 a 20, calci d'angolo 8 a 0, fuori gioco 5 a 4, falli 12 a 15, poi passaggi completati 235 contro 975, cioè come gioco c'è stato un dominio completo della Spagna, però non ha fatto niente, non è riuscito a concludere niente. Poi nel primo tempo supplementare ha giocato di più la Spagna, ha avuto più di un'occasione di fare gol, sono entrati Alejandro Balde, è entrato pure Ansu Fati, sono entrati tanti giocatori, è entrato lo stesso Sanabria a posto di Nicky Williams che era entrato nel secondo tempo per far entrare Sarabia, un rigorista, e lo stesso Sarabia al 123esimo su un tiro al volo a 10 secondi dalla fine prende il palo, e quei gol pesano. Quando tu vedi che ci sono certe circostanze, quando dici c'è una certa cosa, dici la partita è andata verso quella parte, invece no, prende il palo e il pallone esce. Andiamo a vedere subito la statistica di questa partita, di questi tempi supplementari, che le statistiche sono sempre importanti da vedere. Vediamo la statistica dei tempi supplementari. Nei tempi supplementari il possesso palla è aumentato della Spagna. 15-86, 85, scusate, tiri 2 a 6. Ma il problema è che il vero tiro in porta è stato quello del Napoli, del Marocco, con l'attaccante che tra un po', se non perdeva il ritmo, non perdeva l'ultima occasione, poteva segnare il gol dell'1-0. Anche perché poi io non capisco tutto quello che volete, ma un tiro che prende il palo non mi viene considerato un tiro in porta, non lo so perché. Poi tiri fuori 1-2. Poi fuori gioco 1-0, falli 4-0, poi passaggi completati 42-255 e poi si va alla lotteria dei rigori. La lotteria dei rigori, come sempre abbiamo detto, è
i rigori sono la cosa più bastarda che ci può essere, la cosa più bastarda che ci può essere. Va subito Saribi, rigore perfetto, spiazza il portiere. Va Sarabia, che è entrato per tirare il rigore, ecco perché io, e prende il palo, ecco perché io dico non dovete fare entrare i giocatori per tirare i rigori, perché quelli entrano già con la pressione. Ma quello che è successo nella finale dell'Europeo fra Italia e Inghilterra, non abbiamo fatto una lezione. Lì sono entrati tre giocatori per tirare i rigori, tutti e tre hanno sbagliato perché entrano già con la pressione addosso. Quelle cose non mi hanno insegnato niente. Poi vai, Ziyech, vai il fuoriclasse del Marocco, quello un po' insieme a Hakimi, più conosciuto, Ziyech, e fa un rigore perfetto. Poi va Soler a battere il rigore e qui fa un autentico miracolo, fa un autentico miracolo il portiere del Marocco. Non so come l'ha fatta a prendere con una mano sola quella là. Complimenti al portiere del Marocco. Poi va un altro che è entrato per battere il rigore. Ieri è successo lo stesso con la Croazia. L'Italia ha sbagliato. Oggi entra Benoit per battere il rigore. Anche lui lo sbaglia. Anche lui lo sbaglia. Poi va Busquets. Un giocatore, secondo me, come Busquets non si può fare non si può fare fregare da Bono. Oggi Bono è stato perfetto. Oggi il portiere 31enne che è stato nominato portiere del Siviglia, non a caso è stato nominato, ha preso il premio come migliore portiere della Spagna. C'è un motivo perché. C'è un motivo perché. Ha fatto pure a Busquets, di pari rigore a Busquets. Poi va Hakimi, da un vero fuori classe, va, batte un tiro centrale, perché i rigori si battono così, centrale, e il Marocco entra nella storia. Il Marocco entra nella storia. Voglio andare a vedere una cosa, se il piazzamento migliore del Marocco, essendo che io ce l'ho tutte scritte, il piazzamento migliore del Marocco è uscito al primo turno. Lione dell'Atlantiche, sempre al primo turno, massimo agli ottavi sono arrivati, non hanno mai superato gli ottavi. Complimenti al Marocco, complimenti al Marocco. Non sono mai, non sono, non, non hanno mai passato gli ottavi, sono andato solo una volta agli ottavi, ora sono nella storia, sono nei quarti e affronteranno la vincente fra Spagna, fra Portogallo e Svizzera. Ma solo una cosa mi voglio togliere, questo sassolino che ce l'ho. I grandi professori, che l'importante è che non sono italiani, l'importante è che non sono italiani. Pedri, Gavi, Ansu Fati, quelli che si riempivano la bocca, quelli sono fenomeni, i nostri italiani non servono un cazzo. L'ho visti, ho visto questi grandi fenomeni. Loro sono fenomeni, i nostri sono scarsi. Li ho visti i fenomeni, li abbiamo visti i fenomeni. Hanno vinto solo con l'Iran, hanno vinto solo, scusate, con la Costa Rica, hanno pareggiato giocando male con la Germania, hanno giocato male col Giappone e oggi non sono visti per niente in campo. Oggi i vari Pedro non si sono visti in campo. Prima di parlare, di dare aria alla bocca, questi sono il futuro. Il futuro si ferma ai quarti. Non mi dite che il Marocco è superiore. Quando abbiamo criticato chi dovevamo criticare, perché la squadra è superiore agli altri e giocava male, ora si deve criticare. Il Marocco non è superiore. Non è superiore alla Spagna, però l'ha buttata fuori. E la prossima volta che vi esaltate, Gavi, Pedro, solo perché non sono italiani, sono stranieri, basta, abbassate le ali, abbassateli, le ali, abbassateli. Perché oggi Gavi non ha toccato un pallone, oggi Pedri non ha toccato un pallone, non è stato decisivo per niente, signori. Non è stato decisivo per niente, doveva fare la differenza, non è stato. Non ho detto che non sono fenomeni, ripetiamoli, hanno il futuro per loro, perché uno ha 18 e uno ha 19 anni.
Ma il fatto di portare solo giovani, il fatto di portare non ragazzi di esperienza, perché questa partita, se c'era qualcuno di esperienza, la portava a casa. La portava a casa. Invece no, si è preferito portare solo giovani. E il giovane, quando è in difficoltà, non sa cosa fare. Il giovane, quando è in difficoltà, non sa. E oggi è successo questa cosa. Oggi è successo esattamente quando si sono trovati una squadra ben organizzata, una squadra che ti ha chiuso gli spazi, che giocava oltre ogni limite, i fenomeni Gavi e Pedri si sono fermati. Si sono fermati. Io pensavo che c'era la finale, la semifinale scritta, Spagna-Francia. Invece mi sono sbagliato. Chiedo venia, e se nelle parti a gironi la grande delusione è stata Germania e Belgio, in questa parte degli ottavi la grande delusione è la Spagna. Ma non so se Luis Enrique darà le dimissioni, io penso no, perché il progetto è ambizioso, però quando tu decidi di prendere solo ragazzi giovani e non portare, perché tu hai 26 giocatori. 26 giocatori, io un Sergio Ramos me l'avrei portato, io un Sergio Ramos me l'avrei portato anche per non farlo giocare, però dava esperienza. Io un altro giocatore d'esperienza al centrocampo me l'avrei portato, non avrei puntato solo sui talenti. Questa può essere la squadra che vincerà fra 4 anni, fra 2 anni, però non stiamo parlando di ora. In alcuni video, alcuni hanno parlato del fatto della Germania che è uscita, ma io non guardo fra 2 anni, non guardo fra 2 anni, io guardo ora. Ora è un fallimento, ora è un fallimento, mi spiace dirlo, ma il fallimento di Luis Enrique e della nuova generazione. Non prendiamo esempio della Francia, che la Francia è uscita ai quarti in Brasile, giusto? Però veniva da una finale persa, poi ha fatto una finale persa agli europei, non mi ricordo se è prima o dopo, e poi ha vinto qua, però ha vinto con una squadra superiore. Ha vinto con la squadra che in Brasile andava a vincere il mondiale. Qui, con tutto il rispetto, oggi, il Marocco non è superiore. Tu sei uscito con una squadra inferiore. Tu hai fatto il tuo gioco solo contro, come si chiama? Contro la Costa Rica. Perché contro la Germania hai giocato 60 minuti e poi rischiavi di perdere. Col Giappone hai giocato un tempo. Oggi, nei 90 minuti, con tutto il rispetto, non è stato fatto niente di concreto. Non è stato fatto niente. E che dire? Delusione Spagna. La delusione. Io mi prendo, mi chiedo bene, perché io avevo detto che la Spagna era scritto per fare la finale Francia-Spagna. Invece, complimenti al Marocco. Complimentissimo al Marocco. Complimenti a tutto il Marocco. Non so come andrà a finire mo l'altra partita, tra un po' giocherà Portogallo, Svizzera, vediamo. Comunque, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanellina per essere aggiornati su tutto. Ciao! La Spagna a casa, falle. La prossima volta, Pedri e Gavi, quando vi sciacquate la bocca, pensate pure che non è detto che sono stranieri, sono migliori degli italiani. Ciao!